Io trovo la fotografia un mezzo espressivo potentissimo e sintetico, perfetto medium tra cinema, letteratura, teatro e vita. Cerco almeno di raccontare delle storie. Con il digitale è tutto molto più veloce. Il rovescio della medaglia è che il digitale a volte ti spinge quasi a fotografare più di quello che sarebbe necessario. La pellicola insegnava a meditare un po' di più prima dello scatto. Credo che questo calo culturale generale sia molto, molto visibile, soprattutto nel pubblico anche dei giovani, no? Abituati a vedere immagini in maniera quasi frenetica. In tutta questa velocità è chiaro che per il fotografo d'autore è un po' più difficile riuscire a inserirsi. Fotografia d'autore significa, nel mio campo, che è il campo del reportage sociale, più attenzione al contenuto e meno alla forma. Il mio amore per il circo l'ho espresso proprio in questi ultimi periodi di pandemia, scattando delle fotografie al Circo Grioni, un piccolo circo familiare bloccato, calcinato a causa proprio della pandemia. Quindi questi artisti costretti alla inattività, il poter, diciamo così, frequentarli e vedere la loro quotidianità è stata una bellissima lezione di vita anche per me. Il miglior consiglio che posso dare è non dare consigli, perché ognuno deve essere libero di sbagliare da solo. Posso raccontare un po' la mia esperienza, che parte con delle macchine fotografiche usate, quindi non spese folli per l'ultimo acquisto, per l'ultimo modello, ma una buona macchina usata, e soprattutto ottiche fisse, quindi niente zoom, quindi si va in strada con un'ottica fissa e si impara con le gambe ad avvicinarsi e allontanarsi al soggetto, trovare nuove angolazioni di ripresa. Allora, diciamo che i primi li considero un po' dei bellissimi incidenti di percorso. Quello che a me interessa è il percorso. Io ho avuto la grandissima fortuna di fare un primo reportage sul mondo del pugilato, che è stato pubblicato da una rivista milanese, Image. Questa rivista è stata letta da Roberto Mutti, critico fotografico, docente di fotografia alla Scala, curatore di mostre, eccetera, e mi ha voluto con lui per almeno 3 edizioni del Milano Photo Festival. E quindi non puoi offrire cose scontate o banali, devi impegnarti molto di più. Ho potuto incontrare e confrontarmi con fotografi di grandissimo spessore, da Gianni Berengo Verdin, Tony Gentile, o curatrici di mostre, o come Giovanna Calvenzi, tutte persone dalle quali ho ricevuto delle critiche assolutamente, diciamo, per me molto importanti e interessanti, ma anche e soprattutto una spinta a continuare su questa strada, che non è una strada facile, perché il reportage sociale significa proprio entrare dentro le storie. E quando tu fotografi a mezzo metro di distanza non puoi mentire, sei tu il soggetto e la storia da raccontare. Quindi cito sicuramente Joseph Kudelka, tra i miei preferiti, e per l'Italia Mario Dondero, per me un autentico esempio di fotografo umanista, attento e rispettoso dei propri soggetti. Poi ho altri 3 maestri che devo citare, lo faccio molto volentieri. Sono 2 bresciani e un romagnolo, Vincenzo Cottinelli, Eros Fiammetti e Gino Ferri, che mi hanno voluto nella loro associazione, il Bianco Nero. È un gruppo nato negli anni 60, diciamo così, in controtendenza alla cultura fotografica dei circoli, a quel tempo, diciamo così, un po' molto dopolavoristica. Devo assolutamente ricordare una figura come quella di Hugo Pratt, il creatore di Corto Maltese e di tante altre graphic novel stupende. Nei suoi libri io ho imparato tutte le tecniche di inquadratura, per cui non ho avuto bisogno di fare workshop costosi e inutili, basta leggere Hugo Pratt, letteratura disegnata, e sai già cosa andare a fotografare. E, oltre a quello, ho avuto anche una grande influenza visiva su di me. La passione che ho sempre avuto per il cinema noir degli anni 40-50 americano, e lì c'erano dei grandissimi maestri di fotografia del bianco e nero. Ricordo un regista grandissimo, Robert Siodmak, ricordo film come Il terzo uomo,
la scala chiocciola, il grande sonno, eccetera. E lì anche un ragazzo giovane, se guarda questi film, queste inquadrature, questi tagli di luce, impara tantissimo. Ci sono un paio di lavori che hanno un po' contrassegnato il mio percorso d'autore. Anima Nera, un lavoro, un reportage sul ritorno del neofascismo in Italia, premiato a Closer, una call internazionale. Un secondo lavoro per me importante è stato Armati di paura, un lavoro che mi ha consentito di raggiungere la prima pagina di Repubblica, il giornale allora diretto da Mario Calabresi, e che mi ha voluto sul suo giornale, ed è stata una grande soddisfazione. Beh, dico che le mie sono fotografie partigiane, partigiane nel senso letterale del termine, sono fotografie di parte, della mia parte. Alcuni mi chiedono anche in modo provocatorio se sono un fotografo politico. A loro rispondo che la politica c'è, noi possiamo anche non occuparci di politica, ma la politica si occupa di noi tutti i giorni, per cui ogni tanto vale anche immergersi in questo mondo. La politica non è una questione di destra o di sinistra, ma è di chi sta sopra e di chi sta sotto. E io sto dalla parte di chi sta sotto sempre.